C'è qualcuno che in questa campagna elettorale l'ha sostenuta e l'ha sorpresa, e al contrario qualcuno che non l'ha sostenuta e magari si aspettava che si avvicinasse a lei? Ma io credo che tutte le persone che credono in questo progetto ci stanno sostenendo col massimo della loro forza. È vero che bisogna spronarli affinché questa tensione non cada fino alla data dell'elezione. E credo che effettivamente una delle positività di una campagna elettorale sia quella di poter conoscere fino in fondo la gente. E ciò che mi ha più colpito è che molti di coloro che sono nel nostro gruppo mi chiamano per dire che la risposta dei cittadini al nostro gruppo e alla mia persona sono risposte sostanzialmente positive, di stima e di garanzia, e questo che mi fa molto piacere. Adesso deve essere un po' meno diciamo politico, e mi deve dire, fra i tre candidati sindaci, fra tutti e quattro, chi è il più simpatico? Fra tutti e quattro il più simpatico sono io sicuramente. Il più bello? No, non è una gara, non è una gara. Io sono il più brutto. Il più laico? Io non conosco tanto a fondo le altre persone per giudicare chi può essere laico. Io credo che la laicità sia una caratteristica imprescindibile del gestore dell'amministrazione. Quindi anche lì l'essere nel proprio io cattolico, credente vero, non deve poi lasciarci meno spazio alla laicità della gestione della cosa pubblica, che è importantissima. Lei ha figli? Figlie femmine? Io ho due figli, un maschio e una femmina. Se sua figlia domani portasse a casa un musulmano? Non riesco ad immaginare una risposta, ma sostanzialmente non sarei, almeno teoricamente, precluso verso nessun tipo di confronto. L'importante è che ci sia una dialettica e un confronto. E c'è da dire questo, che è importante che ci siano nella vita comune, che sia quella matrimoniale, che sia quella di gruppi politici, che sia quella di gruppi professionali, è importante che ci siano degli obiettivi e degli ideali comuni. Io questo direi a mia figlia. Se con la persona che tu dovrei, con la quale tu dovrai vivere una vita, hai degli obiettivi in comune, hai delle ideali in comune, va bene chiunque, l'importante è però avere questi ideali in comune. E il suo slogan? Il mio slogan è quello che è scritto sul nostro manifesto: un uomo libero alla guida della tua città. E l'ultima domanda è: meglio un giorno da leone, uno da pecora o 100 da orsacchiotti, come diceva Massimo Troisi? Ma forse io mi rivedo un attimino più nel 100 da orsacchiotti, ma perché? Bisogna un attimino motivarlo. Io credo che la nostra vita, così, e particolarmente anche la politica, sia un continuo confronto. E il confronto richiede anche una mediazione, ma non la mediazione rispetto agli interessi personali, la mediazione rispetto ai problemi, perché nelle problematiche di qualsiasi ordine non c'è una soluzione unica, ma ci sono varie soluzioni, e allora la mediazione e il confronto è quello che ci può far progredire. Lei ha proposto alla città un questionario, di che cosa si tratta? Noi abbiamo formulato un questionario con delle domande che riguardavano innanzitutto le priorità sentite più proprie dai cittadini riguardo a delle necessità del Paese, e l'abbiamo dato a loro nell'intento di poter da loro avere delle risposte su come muoverci e su che cosa, a cosa dare priorità nelle scelte. E credo che l'idea è stata molto apprezzata. Io ho avuto delle telefonate personalmente di cittadini che non conoscevo, che hanno espresso gratitudine in questa nostra iniziativa. Quello che è venuto fuori è che un po' anche quello che noi riteniamo sia la cosa più giusta, le priorità a nostro avviso sono due, al di là della legalità, è quella di riportare un po', tra virgolette, di vita al centro del paese, quindi il ripristino della normalità nella parte storica del paese, e poi la sicurezza durante le ore notturne e i giorni festivi delle strade del paese, che devono essere aperte non solamente
alle persone anziane, ma devono essere aperte ai giovani, alle nostre figlie, e quindi devono poter camminare con sicurezza. Dottore, un'altra domanda. Abbiamo visto che il bilancio del comune di Lusciano, almeno da quello che i commissari prefettizi hanno dato a vedere, è un po' qualche problema, insomma, dovrebbe avere parecchi debiti ancora il comune di Lusciano. Come risolverebbe questo problema, come risolverà questo problema se diventerà sindaco? Io non sono un economista, per cui non conosco già da ora molto a fondo i problemi economici. Da quello che però ho avuto modo di poter raccogliere in questi giorni, i commissari avevano ereditato una situazione economica disastrosa, però con delle scelte, per la verità, anche difficili per la popolazione, di incremento di alcuni tributi, so che la via del risanamento è stata avviata, tanto che anche gli stessi commissari hanno provveduto alla possibilità di trasferimenti di alcune figure professionali al Comune di Lusciano. Questo proprio perché è stato possibile, proprio perché le casse in questo momento sono un pochino meglio rispetto a quello che erano in passato. L'opera di risanamento è sicuramente difficile, però io credo che se il cittadino riesce ad acquisire una qualità della vita percepita un po' più alta rispetto a quella che era prima, sicuramente sarà disposto a fare anche lui dei sacrifici. Sicuramente.